at a quarter till three. You closed the door and lay down next to me. But then I heard you say her name in your sleep. Your dirty secret's too far gone to keep. Vacchi è stato uno degli artisti italiani più osannati per tutti gli anni 50 e 60. Il suo informale di grandi dimensioni, le grandi spatolate di colore, l'idea di una carne che viene fuori e che urla, insieme a delle cose più figurative come queste che stiamo vedendo e che risalgono ai primi anni 60 invece, dove riuscì a creare uno scandalo perché fece un ciclo intitolato Concilio, in occasione del Concilio Vaticano, dell'apertura del Concilio Vaticano, non fu capito. Mentre la sua intenzione era quella di un'esaltazione della ritualità, della novità, del mistero anche. Qualcuno si era accorto di questa grande vocazione quasi. Per esempio fu collezionato da molti cineasti, da molti produttori. Famoso il fatto dell'acquisto da parte di Carlo Ponti e Sofia Loren di 50 opere sue, che costituiscono ancora il nucleo più importante di lavori della loro collezione. In ogni caso, l'idea di un lavoro questo che diventa un omaggio anche alla grande pittura del passato, e questo misurarsi con la pittura e con la grande pittura rinascimentale e seicentesca è fondamentale in Vacchi. L'arco di attività dell'artista comprende quasi 65 anni. In 65 anni sono cambiati anche i suoi gusti, i suoi modi di dipingere. Negli anni 70 e 80 è diventato più narrativo, più figurativo, si riconoscono le figure, ecco qui Picasso, Otto Dix, De Chirico, Morandi, Greta Garbo, un autoritratto e Francis Bacon. Così come nei suoi cicli pittorici ci sono delle grandi intuizioni anche, e in questo caso per esempio l'intuizione è un quadro del 2000, l'intuizione dell'attacco alle Torri Gemelle. Sulla sinistra si vedono le tower e c'è un aereo che si sta schiantando addosso. In ogni caso, il suo immaginario è un immaginario fortemente simbolico, non surrealisteggiante, ma misterioso. Chi sono questi personaggi? Che cosa rappresentano? Questa idea di un erotismo vicino alla morte, un eros e thanatos, che sono gli elementi ultimi della sua pittura.
what I wanted, but I think that was a lie. And I know I wished you nothing but the best. So why am I feeling like a mess? Nell'allestire questa mostra a Siena, il curatore ha voluto costruire una specie di grande Cappella Sistina o Scuola di San Rocco dedicata ai grandissimi lavori di Sergio Vacchi. Sergio Vacchi infatti si esprime benissimo nella grande dimensione, e la grande dimensione necessita di spazi enormi. Ecco qui, questi sono tutti i quadri degli anni 70 in cui le simbologie di cui si parlava e anche questo senso della profezia, da cui il titolo della mostra, sono mescolate a una simbologia personale da un certo punto di vista e a un'infinità di riferimenti alla pittura, alla grande pittura rinascimentale e seicentesca, come in questo alabardiere che porta uno stendardo che porta a sua volta l'effigie dell'artista coronato di spine, come un Cristo morto del mantello. Tell me, is it everything that we could never be? And I know that you think you found better now, but that's only because you don't see how I dance with the idea of you dancing with somebody new. Nothing like watching the one that you love someone else. It's keeping me up in the night, and I know it's bad for my head. Well, I thought that by now I'd be free and over everything you ever meant to me, but it hurts like hell knowing that it's someone else. Fall in love with me. Hope we run into you accidentally, so you'll stop dead in your tracks. I'll turn my back, give you a chance. Sergio Vacchi ha amato profondamente Siena e la sua terra, il suo paesaggio, sia per la bellezza del paesaggio in sé, sia per la pittura senese che glielo ricordava, tanto che nel 1996 ha acquistato il castello di Grotti, a pochi chilometri dalla città, e ne ha fatto la sua residenza, non solo la sua residenza, ma anche la sede della sua fondazione, non solo la sede della sua fondazione, ma addirittura la sede del suo riposo definitivo. Infatti è riuscito a far sì che di poter essere sepolto nel parco del castello, e lì, in mezzo a tante sculture di amici e grandi artisti, riposa tuttora.